L'Highline S.P.A. è ora rappresentata da Wyatt, Wheeler, Ellerman, Tetlow e Brown. E più specificamente da Andrew Beckett. Bravo! Sì! Complimenti, Andrew! Sì! Congratulazioni! Bravo! Non so come ringraziarti per la tua fiducia nelle mie capacità. Signor Beckett? Come va? Cosa ha fatto al viso? All lights. Ah. Sto cercando un difensore. Lei vuole citare in giudizio Wyatt, Wheeler, Ellerman, Tetlow e Brown? Mi hanno diagnosticato l'AIDS 8 mesi fa durante un attacco di polmonite. Cosa hai fatto sulla fronte? Andy, in questa stanza siamo tutti tuoi amici. Ho smarrito un ricorso importante, questa è la loro versione. Abbiamo parlato a lungo del tuo futuro e crediamo che per il grande rispetto che abbiamo per te dobbiamo essere sinceri fino in fondo. Scusatemi, mi state licenziando? Accetteresti un cliente se dovessi pensare continuamente non voglio che questa persona mi tocchi? Voglio fare causa. Non voglio neanche che mi respiri vicino. Se non accetta per motivi personali. Grazie, esatto, non accetto. È molto deprimente. Signore, non sarebbe più a suo agio in una stanza per le ricerche? No. Forse lei sarebbe più a suo agio. Beckett, come va? Avvocato. Hai trovato un difensore? Verranno dette delle cose al processo che per voi saranno dure da accettare. Voglio sapere tutto sulla vita privata di Andy. A quali gruppi di pervertiti appartiene segretamente? Non ho cresciuto i miei figli perché venissero mandati in terza classe. Andrew Beckett è il genere d'avvocato che mette fuori posto documenti importanti. Sono un avvocato eccellente. Andrew Beckett sta morendo. Lei rimase colpito dal lavoro di Andrew Beckett? Andrew Beckett è arrabbiato. Quale forza potente lo ha convinto a cambiare idea? E vuole che qualcuno paghi. La TriStar Pictures presenta... È stata infranta una legge. Voglio solo quello che è equo, quello che è giusto. La legge, sai di che parlo. Un film di Jonathan Demme. Quindi cominciamo a parlare dei veri motivi di questo processo. Lei licenziò Andrew Beckett perché aveva l'AIDS. L'odio della gente, la nostra ripugnanza, la nostra paura. In quest'aula, avvocato per la giustizia, sono irrilevanti le tendenze sessuali degli individui. Noi però non viviamo in quest'aula, vero? Tom Hanks. Amo la legge. Denzel Washington. Lei è o no un gay? Obiezione! In una storia sulla nostra vita. Oh mamma, oggi è un grande giorno. Le nostre paure. Andy ha portato l'AIDS nei nostri uffici. E la nostra umanità. Odio questo processo. Philadelphia. Da quanti avvocati sei andato prima di me? 9. Il nostro stimato ex presidente aveva un sogno. Lo ha chiamato Delta City. C'è solo un piccolo problema. Si sta trasformando in una zona di guerra. In mezzo al caos. E alla corruzione. Abbiamo fatto un patto, non è vero, amico? In mezzo all'inimmaginabile. Questa è casa tua, capisci? Tu sei al sicuro qui. E all'incredibile. Un poliziotto? Avevi chiesto rinforzi? Agente di polizia, vagabondaggio vietato. E una ragazza. Se ne sono andati. Ne rilevo ancora 3. Ma ora sono 2. Difficile credere che sia stata battuta dal suo collega. Prendili per me. Lo prometto. Robocop si è unito alle forze ribelli. Ha disobbedito a un ordine. Spero che sia assicurato. Pensavo che il suo fottuto ninja si sarebbe occupato di Robocop al posto mio. Abbiamo un mandato d'arresto per Robocop. Forse avrete bisogno di chiamare i pompieri. Nuovi pericoli. Bel colpo, amico. Nuove armi. Sta violando il coprifuoco. Nuove strabilianti invenzioni. Robocop 3. È ora di ristabilire la legge. Vivo o morto, lei verrà con me. Mamma! Mamma! La stanza è in ordine, i vestiti sono puliti e piegati, la popò è tolta e l'erba rasata. Ok. Ragazzi! Mamma! Che c'è, mamma? Niente. Oh, mamma! Ricordate quando non sapevate guidare, ma sapevate volare?
Quando la vita era piena di cose meravigliose, la natura era piena di misteri. E il mondo pieno di mostri. Pronto? Ma per due fratelli, un mostro esisteva davvero. Ehi, che state facendo? E viveva nella loro casa. Andrà tutto bene, ve lo prometto. Mi seguiva e poi mi ha raggiunto. Bobby! Ora, la loro unica speranza è volare via. Il problema è come chiamare, perché è così grande e pericoloso. Con l'unica arma che possiedono, la fantasia. Radio Fly. Ci vogliono ammortizzatori più forti. Sono i suoi ferri. Maledizione, dove sono? Ormai non c'è più tempo. Bobby! Devi andare stanotte. Il piano, per favore. Subito. Ti voglio bene, Bob. Quando la paura diviene coraggio, i sogni diventano realtà. Il grande volo. Che ora torna tuo marito? Lo so, finché adesso non c'è nessun pericolo. Marie? Ah, sei tu. Oh, scusate, non ho fatto le presentazioni. Paul, mio marito, e il signor... signor? Mi sbrago con i piedi sulla tavola e sorrido alle donne sposate. Mai un rimprovero. Sei proprio una ragazza formidabile. Fatelo presto! Un anniversario di matrimonio va festeggiato. Ti porto lassù a fare un bel giro. Addio, amore mio! Addio, Paul. Da quando non c'è più, è ancora più presente di prima. Certi giorni preferirei che fosse morta. Tango! Come la vuoi ammazzare, tua moglie? Strangolamento? Coltellata in pancia? Carbonizzata? Tagliata a fette? Senta, sono sposato. Tutti sono sposati al giorno d'oggi. Presto diventerò vedovo. Hai visto che la volete ammazzare? Benissimo, l'ammazzeremo! Scusi, signora, sa dirmi per caso dov'è un aeroporto? Sì. Beh, allora si scansi, guido io. Camion, mia moglie era su quel camion! Marie! Oh, lei non mi fa nessuna paura, guardi! Noi non diciamo che le dobbiamo ammazzare tutte! Suggeriamo soltanto di far fuori quelle che ci disturbano personalmente! Trova che ci sia qualcosa di fatale nel tango? Tango, l'atteso ritorno del regista del marito della parrucchiera.